Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Michela, sono una Moa e vi do il benvenuto oggi in questo nuovo video. Immancabile e irrinunciabile appuntamento ormai da quando ho aperto il canale. Penso di aver aperto il canale solo per questo, no, scherzo. Ovvero i preferiti del mese passato di aprile, sì, aprile, siamo a maggio. È stato un mese che io non so voi, ma non ho minimamente sentito. In uno schiocco di dita siamo già a maggio. Mese penso che più aprile sia stato ottobre. Non so da voi, ma da me ha fatto un freddo pazzesco. Ho comprato un sacco di vestitini, cose carine, primaverili. Non ho messo niente perché oggi è la prima giornata bella di sole nella mia zona, finalmente, ma non fa ancora abbastanza caldo. Mese in cui, se ve lo foste perso, sono andata a Firenze, me la sono goduta tantissimo, bellissima città Firenze. Se non sapete dove andare, cercate una città storica, andate lì, mi raccomando. È stato comunque un mese in cui non ho acquistato moltissimo, ma ho focalizzato molto di più su quelli che erano prodotti che già avevo, li ho ampiamente testati, molto più del solito. Ma ho sicuramente delle chicchine che magari avete già visto, anzi vi mostro subito la prima. Ma prima di cominciare, prima che io soprattutto mi dimentichi di dirvelo, se non vi siete ancora iscritti al canale potete farlo adesso in questo momento qua sotto, cioè iscriviti e basta che clicchiate lì. È molto molto importante per me, ragazzi, il vostro supporto è basilare per dare vita e linfa a questo canale e non farlo cadere nel buio scuro insieme a altri milioni di canali. Mi sto impegnando tantissimo e dimostratemi che voi ci siete. E se siete talmente bravi che vi siete già iscritti, potete lasciarmi qua sotto un commentino, qualsiasi cosa vi venga in mente. Anzi, fatemi sapere quali sono i vostri prodotti preferiti dell'ultimo periodo. A me piace tantissimo sapere queste cose. Molti di voi saranno contentissimi di sapere che è quasi tutto make-up e infatti parto subito col prodotto, diciamo, fuori dal coro, ovvero questo siero qua di L'Oreal, che è stato il siero che è diventato il mio siero quotidiano da un mese a questa parte. Lo sto utilizzando mattina e sera. Bright Reveal siero con niacinamide, specifico come azione antimacchie. Intanto, ragazzi, menzione ad onore al packaging. A me non dispiace affatto. Ammetto anche che è molto pesante come packaging ed è abbastanza serio in vetro. Non è il solito plasticoso da supermercato. Io l'ho acquistato da Tigotà, mi pare sui 16 euro. Ora il prezzo è già ampiamente abbassato, quindi se vi interessa questo prodotto vi segnalo questa cosa. Classici 30 ml di prodotto e l'unica cosa che non mi fa impazzire e l'unico diciamo difettuccio che ha questo prodotto è che rimanga del residuo intorno al tappino, ma questo è colpa mia perché non lo sto a pulire bene, ma comunque sarebbe meglio che il packaging non avesse questo difetto. Ed è il classico contagocce siero spaziale di questo colore rosa. Ho deciso di inserirvi questo prodotto nei preferiti perché mi sta veramente piacendo tantissimo. Ultimamente non so tantissimo che sieri andare ad acquistare, infatti questo sono sicura che sia già oltre la metà, con altro difetto che non posso vedere a quanto sono arrivata, ma vabbè, ci si arriva tranquillamente. Perché non sapevo benissimo che prodotto andare ad acquistare ultimamente, perché sono molto più presa dalla casa, dal sistemare la casa, acquisti per la casa e trucchi come al solito, e acquistare prodotti per il mio kit make-up professionale. E quindi i prodotti di skincare, quantomeno almeno miei personali, sono passati un pochino in secondo piano. Cercavo un prodotto che ovviamente andasse bene per la mia pelle. Lui all'interno contiene niacinamide, che sappiamo se abbiamo pelle un po' problematica, la niacinamide è quell'elemento che va a sistemare un pochettino tutto. Avete pelle grassa, va a ottimizzare tantissimo la produzione di sebo, quindi ve la regola, è un sebo regolatore. Se avete problemi di texture della pelle, proprio irregolarità in generale,
La niacinamide va tantissimo a levigare, anche lei non fa miracoli ovviamente, ricordiamoci sempre che la skincare non è chirurgia. Allo stesso tempo va anche a illuminare appunto da claim e a togliere tutte quelle che sono le discromie, le macchie, l'iperpigmentazione della pelle. All'interno contiene anche un acido, ora non so propriamente pronunciarvi il nome, ve lo lascio qua, è un acido estremamente delicato ed esfoliante, quindi mi raccomando, sempre utilizzate la protezione solare fondamentale. Insieme a lui, infatti, è uscito anche il fratellino, ovvero la protezione solare che io al momento non ho provato. Ora che vi ho elencato tutte queste bellissime caratteristiche, quello che a me personalmente ha colpito tantissimo di questo prodotto è il fattore del siero, che è estremamente leggero. Lo vedo molto per una pelle normale misto grassa. Se avete la pelle secca, forse non fa per voi, ma raga, vi lascia una pelle levigata. Proprio io vedo moltissimo, o magari è una mia suggestione, non lo so, ma io vedo o proprio fisicamente, otticamente, la riduzione, la diminuzione del poro, quindi già va a lavorare moltissimo anche da solo sulla grana della pelle e ha questo finish durante l'asciugatura molto molto liscio, molto levigante, è proprio ha un pochettino quell'effetto proprio cipriato che hanno quei prodotti che vanno appunto a lavorare sulla grana della pelle e sull'aspetto proprio levigante. E mi piace tantissimo appunto questo aspetto di questo prodotto, oltre che l'effetto antimacchie. Sì, avevo qualche macchietta, voi mi fate sempre tantissimi complimenti per la mia pelle, io vi ringrazio, ma fidatevi che la fotocamera e il video è un'altra cosa. Anche io ho i miei problemucci, ve lo assicuro, ma avevo una macchietta qui da acne, post-infiammatorio ovviamente, molto molto visibile, e questo prodotto qua sto utilizzando praticamente solo lui e una crema molto basic che non ha particolari principi attivi, e sono convinta che lui abbia tantissimo aiutato la situazione macchietta. Ho studiato per essere un antimacchie. Quindi se avete alcune problematiche che vi ho elencato a livello di pelle, lui secondo me come prodotto low cost non è affatto male. Io l'avevo acquistato a 16 euro, ora l'ho visto a 13. Ultima cosa che ho da segnalarvi è la profumazione, che si avverte abbastanza, non è uno di quei prodotti neutri con una leggera fragranza. Lui all'interno ce l'ha e come la fragranza, quindi se, come vi ripeto sempre, avete pelle sensibile o soffrite di irritazioni o dei piccoli sfoghi, ricordatevi sempre che prodotti di questo tipo, make-up o skincare che sia, sulla vostra pelle non devono avere fragranze, perché la fragranza appunto va a irritare la pelle. Su di me non ha dato alcun problema. Sto anche pensando sinceramente di riacquistarlo perché mi piace veramente moltissimo la sua texture. È un pochettino mi ricorda quell'effetto vellutante. Se vi ricordate quando ho provato il siero, questo qui di Veralab, mi era piaciuto molto. Mi ricorda proprio quell'effetto cipriato, molto asciutto, molto piacevole. Che appunto questo siero mi andava ad apportare, ma comunque non è un siero che va a disseccare la pelle, è un siero molto purificante, assolutamente no. Ha comunque un tocco abbastanza asciutto, non è super idratante, super dewy, quindi anche questo è da tenere in considerazione. Ora che vi ho parlato dell'ultimo prodotto skincare, vado a mostrarvi quello che è il make-up che è stato di questo mese. Tutto il make-up che vi mostrerò oggi lo sto indossando in questo momento e vi ho già parlato nell'ultimo video di questo prodotto, ovvero della mia nuova ossessione di prodotti veloci. Io amo le palette, il make-up è il mio lavoro, non c'è niente di più bello per me che mettermi e truccare utilizzando i pennelli, le polveri, eccetera. Ma non sempre nella vita frenetica di tutti i giorni abbiamo il tempo di sfruttare al meglio le nostre palette. E sto un pochino ripiegando su prodotti molto veloci, ovvero matitoni, ombretti in crema, ombretti liquidi, e ho rispolverato fuori dalla mia collezione make-up questo ombretto di Make Up Forever.
ovvero l'acqua XL Color Paint. Qui dietro potete vedere anche il numero, scusate, è un ombretto molto brillante e quindi la confezione si vede poco con la ring light. Comunque è l'ombretto che sto indossando in questo momento, ovviamente nella palpebra superiore. Ha un effetto, soprattutto fotografico, molto molto naturale. È questo rosa, un po' dorato, ma comunque rimane freddo, non è assolutamente un ombretto caldo. Questa bellissima texture, super sottile, veramente ragazzi, è molto molto bello. Non va assolutamente a segnare le pieghe, ovviamente queste sono formulazioni di qualche anno fa, non sono formulazioni estremamente recenti, ma comunque da notare la luminosità non ha fatto male. Sicuramente non ha un effetto bagnato come texture a cui siamo abituati oggi, ma ragazzi, se la combatte veramente alla grande. Io ultimamente indosso solo lui quando sono molto di fretta. Mi piace molto un look di questo genere quando ho tempo, quindi un eyeliner abbastanza strong. Magari non, quando non sono in umore di trucchi così strong, fare una leggera bordatura di matita e stop. O magari anche solo lui e tantissimo mascara. Trovo che questo genere di prodotti sia molto versatile, molto facile da usare, si asciuga veramente subito, dovete essere solo abbastanza veloci a stenderlo e sfumarlo bene, ma prodotti di questo tipo sono la base veramente per costruire qualsiasi tipo di make. Oltretutto questo tipo di prodotti non si sposta, ragazzi, cioè, voi lo potete indossare tranquillamente la mattina e svolgere tutta la vostra giornata, tutta la vostra vita, e lui rimarrà con voi sulle vostre palpebre, lì non se ne andrà mai. Ed è veramente tanta roba, soprattutto se siete del mestiere, se fate il mio stesso lavoro, vi consiglio tantissimo Color Paint. Solitamente a me sono sempre stati consigliati i pot, questi qua di MAC, ma non so perché non mi ci sono mai trovata ad acquistarli. Questo l'avevo acquistato molto prima di fare la makeup artist, quindi sarebbe anche scaduto, ma io lo continuo ad utilizzare su di me. E la resa è grandiosa. Nel video precedente in cui vi mostravo lui in azione ed era un prova novità da Sephora, basic con Sephora, una roba del genere, avevo detto che era praticamente andato fuori produzione, ma scavando bene si trova ancora. Se state cercando questo specifico prodotto lo riuscite a trovare ancora anche in altre tonalità. Io infatti sto ponderando se prendere altre tonalità, ovviamente più portabili per le spose, perché texture e colorazioni molto leggere di questo tipo solitamente sono molto apprezzate dalle spose, perché non sono troppo brillanti, sono abbastanza discrete, eleganti. 100% raga, cioè io questo lo adoro e sto cercando appunto prodotti di questo tipo adesso, visto che NARS ha cacciato questi. Quasi 40 euro di matitoni, quasi come quelli di Laura Mercier o quelli di Bobbi Brown, che sono una meraviglia, ma capitemi che 40 euro un prodotto solo è un po' too much. Devo buttarmi un pochettino dentro Kiko e dare un'occhiata. Se voi avete prodotti di questo tipo che durano con queste caratteristiche, scrivetemelo qua sotto, non fatemi rimanere da sola. Vi ho anticipato sempre Shia Makeup. Non pensavo di inserire questo prodotto nei preferiti, perché è un prodotto che essenzialmente ho acquistato per i matrimoni, per le cerimonie e soprattutto per le spose. Un po' perché questo brand è uno dei più blasonati, acclamati, e un po' anche le recensioni proprio di questo prodotto, che sono sempre state ottime. Ho deciso di acquistare l'Airbrush Setting Spray di Charlotte Tilbury. Brand che voi conoscete benissimo, ne sono sicura, e brand altamente costoso. Ho deciso di acquistare la full size, sicuramente è più conveniente una full size che una mini size, però sto giro mi sono buttata direttamente nella full size, molto molto costosetta. Vi girerò un video in cui è entrata una mega mosca, scusate, ma vai via. Vedete quanto io ne ho già consumato. E vi dico, è abbastanza, a parte la micronizzazione che è meravigliosa, cioè questo setting spray è come mettere meravigliosa aria sul viso, cioè è proprio
morbidissimo, fresco, anche per la mia pelle misto grassa va benissimo. Idratante, che voi direte, ma idratante? La maggior parte delle persone che trucco hanno una pelle secca o comunque hanno una pelle tendenzialmente verso il matura e lui veramente fa miracoli. Il brand dice che è ispirato appunto alla famosissima Cipre, l'airbrush che io ho e che è meravigliosa, vi pialla, vi asfalta, il vialetto di casa, tutto vi pialla. In lei non vedo tantissimo effetto airbrush, effetto pelle perfetta, modella di Victoria's Secret, no, però vedo appunto questo andare a fondere molto bene le polveri. Come sapete, io utilizzo molta cipria, lo state vedendo, ho aumentato tantissimo la cipria sul mio viso perché vedo che il make-up mi dura tantissimo e alla mia pelle piace molto questo passaggio di make-up. Quindi mi sto trovando bene così e lei va a fondere tanto, tanto, tanto tutte le polveri che vado a mettere. Oltretutto può essere utilizzata sia come preparazione make-up, quindi dopo la skincare, prima di andare a mettere i prodotti per la base, i prodotti per il make-up, aiuta tantissimo proprio a fissare il make-up, ma io non la uso tanto per il fissaggio perché preferisco altri primer. Lei a fine step, proprio come passaggio finale, è meravigliosa. Io personalmente nel mio lavoro di make-up, quando devo truccare proprio nello specifico una sposa, vado a fare tantissimi layering di setting spray tra un prodotto e l'altro. Metto il fondotinta, faccio layering, metto il blush, faccio layering, metto la cipria, faccio layering. E ogni passaggio vado a dare una spruzzata di questo setting, per questo adesso sta calando. Peccato per me perché ho trovato un prodotto formidabile, ma che costa un cifro. Merito a Charlotte degli ottimi prodotti che realizza, e sul sito ovviamente dicono che può essere anche utilizzata per andare a miscelare gli ombretti e renderli più brillanti, più ad alta tenuta. Raga, tutte cose che qualsiasi setting spray fa, ma questo qua è un setting spray fatto veramente bene. Se cercate un prodotto di questo tipo, avete una pelle molto disidratata, soprattutto ora in vista dell'estate con le cerimonie, magari non acquistate la full size da 40 euro, prendete la mini da 18 e la potete anche provare con calma. Io non ho altro da dire, in vostro onore, passo avanti. Ultimo prodotto, pensavo di essere veloce, invece no, mai, mai veloce nella mia vita, anzi. Prodotto che sto indossando anche in questo momento, ma voi non la noterete più di tanto perché l'ho sfumata moltissimo, è questa matita qua di Nabla. Io arrivo sempre 20 anni dopo tutto lo YouTube, ovvero la close up di Nabla. Questa qui è la matita nella tonalità nude 3.5. So che tutti vanno matti per la 3 o per la 5, per me questa swatchata è perfetta perché è esattamente quella tonalità di nude, freddino, marroncino, ma non troppo. Cioè, io a parte che una cosa del genere, bordare le labbra e lasciarle esattamente così, mai nella vita, quelli poi sono anche gusti e io sui gusti non discuto mai. Però questo genere di marroncino qua sulla mia carnagione delle volte può sbattere un pochettino perché è estremamente scuro. Andandola a sfumare un pochettino, anche solo tamponata con il dito, è favolosa. Non ha una durata estrema, nel senso, sì, una volta messa è molto cremosa, molto scrivente, una volta indossata si fissa bene. Ma ovviamente andando a mettere prodotti come il gloss che sto indossando in questo momento, la matita si sposta. Ma se cercate una matita veramente resistente, questa qua di Kiko, ve ne parlo da una vita, la 420 Color Everlasting, qualcosa di Kiko, è meravigliosa. Ma anche questa qui si sposa veramente molto bene con tante tante combo labbra che sto facendo nell'ultimo periodo. Ovviamente se vado ad indossare rossetti matto, comunque cremosi, con un finish opaco, dura molto molto di più. La durata non è affatto male, sono io che vado a sforzarla troppo con prodotti molto cremosi, molto juicy, e quindi va da sé che un prodotto grasso con un prodotto secco va ad ammorbidirlo e ciaone. Però comunque una volta asciugata vedete anche voi che è abbastanza resistente anche agli sfregamenti, ai baci, tanta roba, anche questa matita qua di Nabla.
A me piace segnalare questi prodotti qua perché magari cerca una matita nude, ma non troppo marrone. Io le ho swatchate diverse matite di Nabla, non ero molto convinta perché alcune tonalità erano troppo rosate, troppo marroncine, troppo beige. Questa invece, per il mio gusto, è perfetta. Abbiamo finito anche oggi. Per questo video è tutto. Vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale e lasciarmi un commentino qua sotto. Lasciatemi un pollice se il mio lavoro vi piace e se sono stata brava, vostro onore. Grazie per avermi tenuto un po' di compagnia. Spero di averne tenuta altrettanto anche a voi. Per questo video è tutto. Alla prossima. Ciao.